I vertici della Fondazione Meta con a capo il presidente Andrea De Logu hanno rassegnato ieri pomeriggio le dimissioni nelle mani del sindaco Lubrano. Questo è quanto comunicato stamattina durante una conferenza stampa. Stasera su Catalan TV la versione integrale dell'incontro con la stampa. Dopo la nostra domanda di ieri è giunta la spiegazione ufficiale da parte dei vertici di architettura riguardo i motivi che potrebbero far dire addio ad Alghero al Dipartimento. Sull'argomento abbiamo sentito l'ex sindaco Marco Tedde, intanto per la politica ha bocciato il ricorso di Franco Calvia per entrare in consiglio comunale. Ha riscosso come ogni anno grande successo, sia di pubblico che di partecipanti, la gara di regolarità Baia delle Ninfe, due tappe che hanno portato i partecipanti a compiere un giro fra le bellezze di Alghero. In classifica assoluta si è piazzato al primo posto l'equipaggio composto da Corinti Pasiello su Porsche 911 Coupé. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Come avete sentito dai nostri titoli, i vertici della Fondazione Meta con a capo il presidente Andrea De Logu hanno rassegnato ieri pomeriggio le loro dimissioni nelle mani del sindaco Lubrano. Questo quanto comunicato nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa. Intanto questa sera su Catalan TV manderemo in onda la versione integrale dell'incontro intorno alle ore 21. La Fondazione Meta da ieri pomeriggio è senza guida e non è chiaro quale sarà il suo immediato futuro. Infatti mercoledì il presidente Andrea De Logu e tutto il consiglio d'amministrazione, composto da Stefano Visconti e Andrea Interlandi, hanno rimesso il mandato nelle mani del sindaco Stefano Lubrano. Ieri, come detto, c'è stato un incontro tra l'amministrazione e i vertici della Meta stessi. Da quanto riportato oggi dal presidente dimissionario De Logu, dalla riunione non si è potuto evincere niente di concreto riguardo a quelle che possono essere le linee guida dell'amministrazione in questo settore. O, per dirlo in modo più chiaro, è parso che l'attuale governo cittadino e maggioranza di centro-sinistra sono in confusione riguardo il da farsi. E non solo per quanto concerne gli uomini da mettere nei posti di comando, ma proprio rispetto a quello che dovrebbero essere le decisioni da prendere sulla Meta. De Logu, così come Visconti, hanno ricordato come nell'arco di questi mesi avevano già più volte avanzato al sindaco la volontà di rassegnare le dimissioni, ma queste sono state rifiutate in attesa di un periodo non meglio definito. Per questo, arrivati ad oggi, i vertici di Meta hanno detto basta. D'altra parte è oggettivo che ci sono delle visioni contrapposte all'interno della maggioranza, come accade sempre a chi governa la città, e questo si riflette sulle difficoltà di procedere con delle decisioni che possano dare gambe all'attività amministrativa anche nell'ambito, ritenuto cruciale in campagna elettorale, della promozione turistica e dell'offerta culturale del territorio. Adesso la palla passa al sindaco che dovrà decidere sul da farsi. E sentiamo adesso un estratto dell'intervento del presidente dimissionario Andrea De Logu dalla conferenza di questa mattina. Quindi oggi pubblicamente vogliamo dire che se il problema è nostro e siamo noi, non abbiamo nessun problema, come abbiamo detto il 27 giugno, ridetto ad agosto, ridetto a settembre, a fare un passo indietro, tre passi indietro, 10 passi indietro. Come intero Consiglio di Amministrazione, non Andrea De Logu, non Stefano Visconti, non, anche se non è presente, Andrea Interlandi, ma come Consiglio di Amministrazione diamo pubblicamente, dopo averlo fatto in maniera riservata, rimettiamo il nostro mandato con una richiesta, quella che in ogni caso si valuti realmente il progetto fondazione e al di là di quelle che sono probabilmente anche le varie divisioni all'interno di una maggioranza che, come tutte le maggioranze, ha il diritto dovere di valutare tutte le situazioni, ha il diritto dovere di avere anime diverse, una volta per tutte si dica se si crede nel progetto fondazione e in quale tipo di progetto fondazione si crede, perché sennò ci sono tante altre vie, ci sono le società in house, c'è la via di riportare tutto all'interno dell'amministrazione. Però sabato prossimo, 27 di ottobre, lo spazzamento meccanico delle strade interesserà la via Oristano e la via delle Baleari. L'orario previsto per il servizio è dalle 8 alle 9.30. L'amministrazione provvederà al posizionamento dei cartelli indicanti il divieto di parcheggio e di transito. E passiamo ora a parlare di politica. Nella tarda mattinata di ieri è arrivata la sentenza da parte del TAR Sardegna riguardo il ricorso inoltrato da Franco Calvia, primo dei non eletti nel PD, per ingresso in consiglio comunale. Il tribunale ha bocciato tale richiesta e dunque nell'aula di via Columbano resta tutto immutato. In consiglio comunale tutto resta invariato. Il TAR Sardegna ha bocciato il ricorso di Franco Calvia, candidato nella lista del Partito Democratico e primo dei non eletti.
L'esponente dei democratici, con diverse esperienze consigliere alle spalle, aveva inoltrato attraverso il suo avvocato una richiesta di verifica appellandosi a quanto avvenuto nelle votazioni in Italia a seguito della legge finanziaria del governo Monti. Con il taglio dei consiglieri comunali da 30 a 24 per un comune come Alghero, la maggioranza che va a governare ottiene direttamente il 60% dei seggi, che equivale a 14,40. Questo decimale, 0,40, per alcuni è stato interpretato in difetto, per altri, come da ricorso di Calvia, in eccesso. E se così fosse stato, la maggioranza sarebbe passata da 15 a 16 consiglieri, con il decadimento dell'elezione di un consigliere di opposizione. Si parlava di Ballarini o Pais, ciò in base al calcolo dei resti. Ma il TAR ha bocciato i ricorsi, al plurale, perché anche a Selargius è avvenuta la stessa cosa. Ma nel centro del Cagliaritano il consigliere in più era già stato assegnato e dunque adesso la maggioranza perderà un esponente a favore dell'opposizione. Il dibattimento si è svolto nella tarda mattinata di ieri. Davanti al giudice erano presenti gli avvocati Antonio Maria Lei per Calvia, Stefano Carboni per Pais e Mariano Mameli per Ballarini. Adesso, fra circa 4 mesi, si pronuncerà anche il Consiglio di Stato, ma difficilmente il parere di primo grado sarà ribaltato.